Frank Sinatra Has a Cold di Gaetta Lese e Phil Stern. Questo libro presenta l'articolo che uscì sulla rivista Esquire nell'aprile del 1966. Gaetta Lese, l'autore, ci racconta nella prefazione che era stato inviato dalla rivista Esquire a intervistare Frank Sinatra. Qua vedete in questa doppia pagina gli schizzi che lui ha buttato giù per l'organizzazione dell'articolo. Però quando è stato lì, Frank Sinatra gli si negò perché era infastidito dai giornalisti che in quel periodo lo collegavano alla mafia e poi perché soprattutto aveva un raffreddore, il che per The Voice era una cosa assolutamente devastante. E come una Ferrari, si dice nel testo, senza la benzina. Gaetta Lese però sfruttò questo periodo di forzata inattività per documentarsi e per intervistare tutti i personaggi dell'entourage di Frank Sinatra. Naturalmente Frank non era solo il cantante che conosciamo, The Voice, era anche un attore affermato, aveva recitato Di qui all'eternità, Bulli e Pupe, Alta Società, quindi era un grande attore anche e anche un incredibile uomo d'affari. Gaetta Lese quindi raccoglie tutte queste informazioni e cuce, possiamo così dire, un articolo che dipinge a tutto tondo la personalità di questo grandissimo personaggio dello spettacolo. Il libro si svolge in vari capitoli che come una sorta di spettacolo presentano il cantante a tutto tondo, proprio si parla della sua infanzia, si parla del ballo di inaugurazione quando fu insediato Kennedy, al quale presenziò anche Frank Sinatra con la sua performance, si parla della sua infanzia di figlio di immigrati, il padre veniva dalla Sicilia, Frank non rinunciò mai al suo cognome italiano. E le fotografie, come dicevo, sono quelle di Phil Stern. Phil Stern non faceva parte proprio della strettissima cerchia di Frank, ma ciononostante godeva della sua fiducia e quindi ci regala delle fotografie davvero belle e intime. Quindi il libro e l'articolo per conoscere Frank Sinatra da un punto di vista molto particolare. Frank Sinatra has a cold per Tashin.